Ciao a tutti da Gisagio. Io volevo fare il tutorial su questo punto che è veramente bello. Questo ve lo faccio vedere adesso. Si tratta di V, si vede bene? Vengono delle V, vediamo se si vede meglio così. Ecco. Delle V che si prendono, se viste da questo così orizzontalmente, sembrano sovrapposte l'una all'altra. Siccome invece il lavoro è fatto così, eccolo, allora si può dire che è un punto zigzag. È molto semplice e bello da vedersi. Questo l'ho fatto il lavoro, questi sono i bordi, destra e sinistra, con 4 maglie alte ciascuno. E questi sono invece quadratini sempre di 4 maglie alte di lavoro con questo filo che passa davanti. Io adesso lo voglio fare però con 3 quadratini di lavoro e sempre i bordi e con questo colore di lana, cercando di far vedere bene il lavoro perché diversamente non, niente, non va. Allora, la catena è di 20 catenelle e i gruppetti infatti sono tutti di 4, compresi gli orli. E dunque, la prima catenella, questo è il bordo di 4 maglie alte e la prima è costituita da una catenella di 2 o di 3, come si vuole. Adesso andiamo proprio a lavorare al lavoro vero e proprio, quindi dobbiamo fare 4 maglie alte, una, due, tre, quattro, ed ecco il lavoro. Allora si prende la lana. Così si va all'inizio delle 4, 1, 2, 3, 4, si punta l'uncinetto perché il lavoro va puntato, si prende la lana dal retro, si ripassa davanti, si tira, la lana deve essere tirata così, eccola, e poi si chiude il tutto. Infatti sul retro viene ugualmente, se potete vedere, ecco, viene ugualmente. Adesso altre 4 maglie alte, una, due, tre, quattro. E facciamo la stessa cosa, cioè prendiamo la lana. Andiamo all'inizio delle 4 maglie appena lavorate, 1, 2, 3, 4. Puntiamo però l'uncinetto sulla catenella perché diversamente non viene bene il lavoro. Ecco qua, in una catenella delle prime 4. La lana si prende dal retro ma ripassa davanti. Dobbiamo tirare in maniera che si allunghi fino all'uncinetto, così. Eccolo, così. Dopodiché si chiude il tutto. Si chiude il tutto. Questo però sta dietro, così. Allora. Andiamo alle altre 4 maglie alte e facciamo il gruppetto delle maglie lavorate, quindi una, maglie alte, due, tre, quattro. Allora, come al solito, prendiamo la lana, andiamo all'inizio delle 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4,
Infiliamo l'uncinetto nella catenella perché diversamente il lavoro non viene bene. Prendiamo la lana dal retro, la passiamo davanti e la tiriamo. L'allunghiamo più che tiriamo, ecco, così. Fino ad arrivare proprio però tranquillamente, senza nessun che non si accorga, insomma, questo tirare, e poi si chiude il tutto. Ecco la terza parte, la primissima, e adesso dobbiamo fare l'altro bordo, il bordo di sinistra. Allora, uno della mia sinistra, due. Tre, e quattro. Stiriamo il lavoro e si fa la stessa cosa, è identico il lavoro. Un momento che qui si è inceppato qualcosa, ma che devo fare questa lana io? Si è inceppato, allora... Dobbiamo fare in modo di far passare qui il gomitolino. Ecco, ce ne liberiamo, Così, questo può andare più sopra. Allora, adesso quindi sul retro la stessa cosa. Una e due la catenella, poi per il bordo altre tre maglie alte, perché la catenella fa... conta come maglia alta 3 e 4, sempre così il bordo, non si succede niente al bordo. Poi infiliamo sulle 4 maglie alte di prima e le rifacciamo, quindi le lavoriamo di nuovo una sopra l'altra, 1, 2, di come viene, perché questo uncinetto 2, 3 e 4. Allora, che succede? La stessa cosa di prima, cioè prendiamo la lana, ecco, andiamo nel punto... dove finiscono gli altri fili del giro precedente, qua infiliamo in maniera che riprendiamo la lana così, un attimo solo, Allora prendiamo la lana, infiliamola lì dove finiscono gli altri due fili, la riprendiamo da dietro la lana sempre. Un attimo che sarà infilato, prendiamo la lana, andiamo dove stanno gli altri fili, la facciamo ripassare sul davanti, eccola, si vedono sempre due fili che si incrociano, e poi chiudiamo il tutto. Facciamo la stessa cosa con l'altra parte, altro gruppetto, una, prima 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Rifacciamo la stessa cosa, abbiamo detto, quindi prendiamo la lana, andiamo lì dove finiscono i fili del precedente giro, ripassiamo dal retro e prendiamo la lana sempre tirandola, e poi chiudiamo il tutto. Ecco qua che viene un'altra V. Questa è una. Oddio, la prima si vede sempre un po' strana, ma poi col proseguire... Adesso facciamo l'altro gruppetto di 4, quindi 1, 2, 4 maglie alte, 3, l'uncinetto a me è il 2 e la lana a 3 capi. Cioè fate un po' come vi pare, l'essenziale che vi venga bene il lavoro. Allora prendiamo la lana, andiamo verso i fili precedenti qua, puntiamo l'uncinetto, prendiamo la lana dal retro stavolta,
la tiriamo, ripassa davanti e poi chiudiamo il tutto. Ecco l'altra V. Adesso facciamo il gruppo del bordo della mia sinistra. Un attimo, se è infilato in mezzo alla lana l'uncinetto, in mezzo. Una, e così si inghippa. Una, due, tre e quattro. Ecco qua. Adesso giriamo il lavoro, andiamo un po' il filo così non ci dà fastidio durante la lavorazione. Allora, ripetiamo il bordo, 4 maglie alte senza nessun lavoro. La prima è una catenella da 3 o da 2, dipende da qua. 2 va bene a me perché la lana è grossa. Poi 3 maglie alte ancora, con la catenella fanno 4 per il bordo, quindi 3 e poi 4. Poi facciamo le prime 4 maglie alte che seguono per il lavoro. 1, 2, 3 e 4. Allora, e 4, va bene? Prendiamo la lana davanti, poi andiamo lì dove si fermano i fili del precedente passaggio, qua. Infiliamo l'uncinetto lì stesso, proprio, così. E facciamo ripassare la lana che prendiamo da dietro stavolta, un attimo solo, così. La facciamo ripassare davanti, come vedete, tirandola, e poi chiudiamo il tutto e si forma un'altra V. Eccola qua. Allora andiamo al secondo gruppetto. Prima le 4 maglie alte. Una, oddio, una, due, 3 e 4. Va bene? Allora, dopo questo, prendiamo ugualmente la lana, andiamo lì dove stanno gli altri fili, qui, puntiamo l'uncinetto e prendiamo la lana dal retro. Poi, facendola passare sul davanti, sempre che non si intoppi, così, dal retro, la facciamo passare sul davanti tirandola bene in maniera che arrivi all'uncinetto, è logico, e poi si chiude il tutto. E ecco qua, viene l'altra V. Ecco, faccio vedere. Allora, o zig zag, come vogliamo, poi vedremo. 4 maglie alte ancora, perché lavoriamo in 3 gruppetti e gli altri 2 di lato sono bordi. 1, 2, 3 e 4. Allora, prendiamo la lana, andiamo dove dove sono i 2 fili precedenti. Prendiamo la lana dal retro, la facciamo passare davanti e come vedete sono sempre 2 fili che vengono. E poi chiudiamo il tutto. Ecco l'altra V. Bene. Poi il bordo di sinistra, quindi senza lavorare niente, semplicemente facendo 4 maglie alte. Va bene, giriamo e ripetiamo la stessa solfa, insomma, è sempre lo stesso lavoro, ripetitivo, quindi una catenella da 2,
Poi 3 maglie alte, questo è il bordo, abbiamo detto, il bordo di destra, della mia destra. Invece andiamo al lavoro, le solite 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4, vero? 4, sì. Allora, prendiamo la lana, andiamo dove stanno i fili del giro precedente, riprendiamo la lana da dietro e passa sul davanti. Eccola qua, i due fili, sempre due fili. E poi chiudiamo il tutto. Ecco la nuova V, come vedete la nuova V. Allora, 4 maglie alte ancora e abbiamo il secondo gruppetto per lavorare. 1, 2, 3 e 4. Se non è ancora chiaro, prendiamo la lana, la portiamo lì dove sono i due fili, in maniera che li congiungiamo quasi. La lana dal retro ripassa davanti in due fili e poi chiudiamo il tutto. Ecco l'altra V, l'ultimo gruppo. 1, 1, 2, 3, 4, questi sono un pochetto distanziati, va bene lo stesso. Quindi prendiamo la lana, andiamo dove sono gli altri due fili, facciamo passare l'uncinetto, prendiamo la lana dal retro e la riportiamo davanti, i due fili. Ecco qua, chiudiamo tutto. Ecco un'altra V. Quindi facciamo il gruppetto del bordo della mia sinistra, 2, quindi 4 maglie alte, come le 4 maglie alte della del bordo destro. Come vedete qua infiliamo nella catenella di partenza. Allora, questo è il lavoro. Naturalmente è sempre la stessa storia. Se io giro adesso e lo farò, verrà la stessa cosa, è ripetitivo. E sul retro è identico, Quindi o zig zag o V, io lo vedo più zig zag perché è così che si presenta il lavoro, mentre per vederlo V sovrapposte bisogna metterlo in verticale e i bordi allora non bisogna farli. Va bene, giriamo, lavoriamo un altro giro e poi con questo basta. Allora, 2 catenelle, altre 3 per il bordo, altre 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e il bordo. Poi andiamo a fare le 4 maglie alte del dove si lavora del primo gruppetto, 2, 3 e 4. Quindi facciamo il solito punto, una presa di lana qua sul davanti. Poi andiamo lì dove si fermano i fili del precedente passaggio. Dal retro riprendiamo di nuovo la lana, la facciamo passare davanti, vedete com'è, e vediamo due fili che arrivano fino all'uncinetto. Dopodiché chiudiamo il tutto col filo del lavoro. E sia sul davanti che sul retro si lavora qualcosa. Ecco qua. Allora, adesso rifacciamo le 4 maglie alte del terzo gruppo, 1, 2, no no, del secondo gruppo, 2, 3 e 4. Quindi prendiamo la lana, andiamo dove sono lo stesso punto
dove si trovano i precedenti due fili del precedente giro. Qua infiliamo, faccia d'arredo, riprendiamo la lana, la facciamo ripassare davanti e si vedono questi due fili, sempre due fili, e poi si chiude il tutto. Bene, il terzo gruppo, una di tre maglie alte, una, due, tre, quattro, e qui facciamo il lavoro di nuovo. Allora, prendiamo la lana, andiamo dove stanno i fili, la riprendiamo da dietro la lana, la tiriamo, ecco, passa qua e la chiudiamo. Ecco l'altra serie di V, del terzo giro, insomma. Poi, il bordo. Di 4 maglie alte, quello della mia sinistra, ed è finito, perché continuando, per ottenere questo, l'esempio, il tutorial, è sempre lo stesso lavoro. Per cui vi saluto, vi ricordo che il mio canale su YouTube è Gisagio Comite, e invece il mio sito, è dove troverete tutti i tutorial e tutti i lavori, è donnaperlacrea.altervista.it. Vi saluto, al prossimo tutorial.